Ben ritrovati a Casa White, ben ritrovati a tutti quanti, ben ritrovata Giulia. Ciao Mirko, buonasera, bentornati a Casa White Radio. Ben trovati nel nostro salotto e insomma dopo una puntata dove è successo di tutto e di più, se non l'avete vista fatelo, andate sulla nostra pagina YouTube e cercate il video dell'ultima puntata. Anzi, a tal proposito vi invito proprio adesso a iscrivervi alla nostra pagina, quindi cliccate, sottoscrivi e noi siamo già pronti, così vi fate delle grosse risate e delle sane anche, non mi viene la parola, però riflessioni, ecco. Riflessioni, perché insomma ormai ci conoscete, noi di Casa White Radio spaziamo un po' su tutti quelli che sono gli argomenti che più ci aggradano, diciamolo Mirko, sì, sì, ci aggradano a noi e alla nostra redazione, che siamo noi, che quindi siamo sempre noi. Quello che piace a me e Giulia ve lo facciamo vedere, se non ci piace non lo vedrete mai, ecco. Infatti questa è una radio libera e tale ci piace rimanere. Caro Mirko, stasera roba seria. Assolutamente, tra l'altro guarda, io già sono contento perché mi hanno detto che siamo più giovani, mi ha detto quando e prima, già lo amiamo, già lo amiamo, già, solo per questo. Ma io lo amo dai tempi dell'università, perché io e questo straordinario artista abbiamo condiviso i libri qui a Prato, poi insomma lui chiaramente ha preso la strada del canto che era proprio il suo. Anche la tua, no? Eh? Anche la sua. Anche forse non mi ha mai sentito cantare, se no magari non veniva qui stasera, però... Però dice che fa i miracoli anche con chi non sa cantare. E poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Lo presentiamo, il nostro ospite stasera di Casa White Radio, Massimo Bertacci. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao a voi. Benvenuto. Grazie. Buonasera a tutti. Benvenuto, sono molto contenta di averti qui a Casa White Radio. Stasera ripercorreremo tutta la tua carriera con un sacco di cose insomma che ti riguardano e qualche aneddoto, perché qualcosa abbiamo da raccontare insieme, vero? Aiuto, aiuto. Tra l'altro Massimo non sa niente, proprio niente. Oh, certo che no, nulla, ovviamente noi. Nessuno Oddio, degli signore. Ospiti sa niente, se no dove sta il divertimento? Quindi non sanno i contributi che arriveranno, di cosa parleremo, quant'altro. Noi abbiamo avuto, noi non ci conoscevamo, quindi lo possiamo dire a casa tranquillamente, però abbiamo avuto modo in questo 10 minuti prima della trasmissione di trovare proprio un fil rouge e quindi oltre a avermi detto che siamo più giovani, questo ve lo ripeterò fino alla fine poi. Ti è rimasto in mente questa come cosa mai. Però abbiamo trovato insomma che io sono un grande appassionato di musica, per fortuna vostra non la canto quindi ci siamo trovati d'accordo. Esatto, perché insomma stasera con Massimo parleremo di musica, lui è cantante, insegnante di canto, vocal coach, quindi insomma fa sbocciare anche le voci, quelle un pochino più acerbe, le fa diventare delle grandi voci, tra l'altro insomma sappiamo che poi ai suoi corsi arrivano artisti da tutta la Toscana, ma non vi vogliamo spoilerare niente, ve ne parleremo poi più tardi, insomma in tutta questa ora che passeremo insieme. Anzi, io direi subito di metterlo in imbarazzo. Subito, stavo... certo, subito, alla subito, grande. Subito. Aiuto, allora, aiuto. Caro Massimo, ti chiedo di guardare il nostro schermo. Oddio, aiuto. E vediamo un po' che contributo ci ha preparato la nostra redazione. Un giovane Massimo Bertacci con la camicetta a quadretti e una salopette di jeans. Bellina, bellina molto salopette, carino, vero? Lo sguardo è lo stesso. Sì. Sì, dai, si vede che sei te. Si vede, si vede. Sì, 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 si vede. Quanti si vede anni avevi, più o meno? Ma quegli anni 80 galoppavano. 6, 5, 6, Bella, sì, quella foto mi piace tantissimo. Grazie, perché bella bella, sì. Senti Massimo, quando è che hai iniziato a capire che avevi una voce effettivamente fuori dal normale? Perché tu hai una voce fuori dal normale. Oh, e Massimo ci ha promesso che ci fa anche qualcosa live tra un po', eh? Sì, sì. Ma io ho iniziato a 4 anni, perché appunto c'era il mio parroco che insegnava al coro a cantare, insomma il coro della parrocchia, e io fui attratto da questo coro che sentivo tutte le domeniche, ero molto piccolo, e entrai a far parte subito, diciamo, e subito mi buttarono a fare solista. E mi ricordo il primo brano che ho cantato è stato Ninna Nanna Gesù di Brahms. Ninna Nanna Gesù, la tua mamma ti... Una cosa del genere, vedi? Questa è la prima canzone che ho cantato. Mm-hmm.
tra l'altro i canti di chiesa, ora mi viene un riferimento, per l'appunto nei giorni scorsi è stata proprio, cioè, è sfuggita un'occasione di vincere l'Oscar. Laura Pausini, che anche lei ha iniziato in chiesa, dice sempre che i canti di chiesa rimangono fra i suoi preferiti e prima o poi lei farà un disco dei canti di chiesa. Ma lo credo anch'io, perché non so, è l'infanzia che... Sai, i ricordi dell'infanzia sono quelli o belli belli o brutti brutti, quindi ti rimangono dentro e non ti li scordi mai, quindi sicuramente anche lei avrà questa... Guarda che gancio ti ho dato, questo gancio, sì. Magari il futuro riserverà a te l'Oscar invece che alla Laurona, ci dispiace. Ragazzi, cioè qui scoppia il caos a Prato, se chissà, insomma, un domani tu calcassi quel red carpet lì, eh? Beh, vedremo. Vedremo. Mai mettere limite alla provvidenza. Mai. Quindi, da piccolino hai scoperto appunto di avere questa voce fuori dal normale. Il prete subito ti ha lanciato come solista. E poi che cosa, il primo manager, che cosa è successo? Poi è successo che io ho continuato sempre comunque a cantare nel coro. Poi dopo io sono stato, diciamo, fautore, diciamo sostenitore di fare questo primo concorso che l'aveva indetto la RAI, che era Big, non so se ve lo ricordate voi, quello condotto da Fabrizio Frizzi. Guarda, bravo, che Mirko le sa tutte, i programmi degli anni 80-90. Io ho fatto con altri due amici io proposi a questi due bambini di fare questa canzone inedita, tra l'altro scritta da Alessandro Bolognesi, maestro Alessandro Bolognesi, e mandai, diciamo, il provino e fummo presi. Però ecco, la cosa più bella da una parte, però brutta, perché ho saputo, cioè fu mandato in onda questa registrazione, però io non la vidi, e quindi questa registrazione non l'ho. Ecco. No. Non c'è traccia, non si sa. Nelle Tech Rai ci sarà sicuramente, però io non ho fatto Mirko, ricerca. Facciamo un appello. Assolutamente, Tech Rai, ora, anzi, subito, care, se c'è qualche autore di Tech, tanto loro hanno accesso a tutto, insomma, trovateci qualche appiglio. Ti voglio fare una domanda, però, proprio sui bambini che cantano, no? Nel corso degli anni abbiamo avuto cioè il programma su tutti che è lo Zecchino d'Oro, ok? Che è la manifestazione, è il Sanremo dei bambini, o perlomeno lo è stato fino a un certo periodo, poi è continuato. Ora, quando si legge, sembra sia più il Sanremo dei bambini per i genitori, perché è un po', c'è questa cosa, sì, così. Poi c'è stato il periodo di Ti lascio una canzone, no? Dove c'era i bambini che si atteggiavano adulti, poi c'è stato lo sfortunato Sanremo Young della Clerici, sì, ma sfortunato neanche tanto, perché Tecla Insinia comunque ha fatto una bella viene carriera. Viene da lì, poi viene da quel bacino. Come ti poni, cioè, ripensando a te bambino, che quindi cantavi, però ti piaceva, la vostra canzone era una canzone da bambini, e come ti poni nei confronti e dello Zecchino d'Oro e di questi programmi dove invece i bambini cantano un po' canzoni da adulti, no? Un po'... Allora, io mi pongo in questa maniera. Allora, la voce dei bambini negli anni c'è stata un'evoluzione proprio anche fisiologica, nel senso che fin da piccoli adesso tendono ad imitare quello che vedono su YouTube, quello che vedono i grandi. Quando eravamo noi piccoli, noi, diciamo, seguivamo, diciamo, la natura, quindi c'erano più che altro pressoché voci, come si dice, bianche. Oggi io ho avuto degli allievi che nei primi anni, cioè 6 o 7 anni o 8 anni, hanno già le voci, diciamo, tra virgolette, poi in modalità piena, ma perché appunto imitano i grandi, perché ora abbiamo tutto accessibile a tutto, quindi tutto a portata di mano. Quindi loro che cosa fanno? Vanno per imitazione, e quindi imitano i cantanti con le voci già adulte. Come mi pongo? Non mi pongo tanto bene, perché io sono un po' della vecchia scuola, quindi io mi piace comunque mantenere il bambino come bambino vero, ecco, non voglio andare avanti, voglio quello che è bambino è bambino, quello che è ragazzino è ragazzino, quello che è adulto è adulto. Vi parlo in termini di vocalità, quindi non mi pongo tanto bene, non le vedo e poi c'è una componente, diciamo, psicologica che distrugge un po' il bambino, perché il bambino ha le aspettative altissime a quell'età, quindi preferirei non
non spingo nessuno a farli, ecco. Quindi benvenga lo zecchino d'oro, che benvenga da lo zecchino d'oro, sì. Che io sono un po' vecchio. Ma tra l'altro lo zecchino d'oro con autori a volte incredibili, cioè autori anche di canzoni da adulti. Sì, uno non... sì, chi c'è stato anche Fasano. Sì, sì, Fasano, sì. E quindi penso così. Diciamo che ognuno tempo al tempo, esatto, ecco la frase, ognuno è questa. Nella sua età, tempo al tempo, giusto, deve fare quello che richiede la proprietà, e per avere poi anche una maturità, anche perché mi immagino una ragazzina che canta, vabbè, diciamo Ti amo, no, di Umberto Tozzi, magari te la canta, però non c'ha. Oppure anche i bambini che cantano, i ragazzini tipo 9-10 anni cantano Hai venuto in un universo, cioè non ha senso. Bravo, non ha senso, ma neanche fino a 20, io non le faccio cantare fino a 20-25 anni, finché non c'è, diciamo, una maturazione anche amicale, ma anche amorosa, no? Che c'è le prime sconfitte amorose, insomma, bisogna, anche la scelta del brano deve essere molto importante per fare anche un'esibizione, per essere coerenti all'età che uno ha, perché se no, come diceva Benigni nella Tigre e la Neve, nella sua, cioè il sermone suo sulla poesia, dice: aspettate di avere 80 anni per scrivere poesie d'amore. È vero, sì, poi, che poi alla fine nell'artista non c'è età, e quindi insomma si può fare, cioè questo lo dico perché, nel senso, un artista dovrebbe cantare fino a 90 anni, potrebbe avere successo, vedi i social club, quelli Buena Vista Social Club, cioè. Però poi alla fine si vede che non è così, perché c'è appunto, c'è il business, c'è il giovane che deve andare avanti, quarantenne. Invece, secondo me, la voce che è maturata bene si ha dai 30 in poi. Quindi a 18 anni, casi rarissimi che hanno una voce già spiegata e lavorata bene. La voce bella di un cantante si ha dai 28-35 anni. E forse il cammino di un artista è anche quello di vestire le canzoni con l'interpretazione, quando poi la voce cambia, immagino. Anche, sì. Non lo so. In che senso? Cioè... No, stavo pensando, no, a artisti magari che da giovani, che in avanti con l'età, che ricantano loro brani da giovani, che non hanno più ovviamente la pienezza della vocalità, possono recuperare, investire la canzone in maniera diversa. Certo, sì, effettivamente, con abbassano la tonalità, o altrimenti ci sono tante volte che fanno dei nuovi arrangiamenti in base al gusto, certo, anche dell'epoca, spesso, insomma, sì. E quindi, insomma, Massimo Ranieri, per esempio, so che ti piace tanto, ma anche lui uno a caso. E quindi dipende, insomma. Ma tu hai avuto dei miti da ragazzo, che poi sono dei miti che ti sei portato dietro fino ad oggi, perché poi lo scopriremo durante la puntata, insomma, tante tue performance e tanti tuoi spettacoli sono proprio improntati su due miti fondamentali. Vediamo se ci abbiamo dato intanto. Credi. Certo. Gli unici e ineguagliabili Whitney Houston e George Michael. Questo era il loro duetto, esatto, se non sbaglio, fine anni 90, credo. Sì, a occhio. Sì, sì. 98 dovrebbe sembra essere. Sembra proprio sì, di sì. Sì, sì, sì. Senti Massimo, che cosa ti suscitano questi due artisti? E perché Whitney Houston e anche perché George Michael? Cos'è che ti danno, ecco, come fonte di ispirazione? Allora, Whitney Houston è tutto praticamente, qualsiasi cosa nella, come dire, è proprio una tavolozza di un pittore, e i colori sono le varie risonanze della voce che può creare. Lei aveva tutte le gambe delle risonanze, cioè tutti i colori della voce poteva fare. C'è un video su YouTube dove c'è, era ospite di Pavarotti, e lei canta un pezzettino di opera, io vi farei sentire, roba da urlo. E quindi lei, cosa ti devo dire? Cosa vi devo dire? Nulla. Era tutto. Purtroppo poi la vita, come si diceva prima, porta, cioè la voce è quello che tu hai vissuto, e quindi poi porta, nel caso suo, a una propria disgregazione della voce, cioè di rottura completa, perché ha vissuto tra l'altro
una cantante dotatissima, distrutta dallo showbiz. Sì, dallo showbiz, dal marito, dalla droga, dall'alcol, eccetera. Quindi poi la voce rispecchia poi la vita che uno fa realmente, quindi se uno ha, oppure anche il carattere, se uno ha un carattere più dirigente, più Celine Dion, vedi, è una persona molto, si vede anche da così in video, riesce a preservarsi molto di più, nonostante lutti familiari, perché alla fine anche Celine Dion viene, perso il marito pochi che anni era fa. Il manager, quindi non è neanche il marito, manager, produttore, e ce l'ha fatta lo stesso, ecco. E tante volte dipende proprio dai caratteri, che se sono caratteri un po' più sgangherati, e alla fine poi dopo ci vanno, ci rimettono, ecco, nonostante l'intento infinito. E George Michael un po' la stessa cosa poi alla fine, perché anche lui alla fine era tutto male, anche lui beveva, insomma. Tutte e due morti giovanissime. Morti giovane, neanche 50 anni. Quindi alla fine due grandi miti che mi sono rispecchiato in loro, cioè ho attinto da loro. Da quali periodi hai attinto di più di entrambi? Ho attinto da tutta la loro carriera. Però ovviamente i primi anni sono quelli in cui uno si dà di più, quindi 85-95, diciamo. E George Michael solista, come più solista che Wham. Più solista, sì. Più la parte, ecco, di George Michael più la parte matura. Quindi dal CD rosso, The Song from Last Century. Sì. Quello lì. Quello è stato è un gran bel disco quello. Bellissimo, bellissimo. Senti, la tua preferita di Whitney e la tua preferita di George. Allora, di Whitney, ma ce ne sono tantissime. Diccelo cantando, dai, dici. I believe in you and me, I believe that we will be in love you eternally, well as far as I can see, you're the one of. Mamma mia. Ragazzi, ma incredibile. Talentuosissimo il nostro Massimo. No, questa oggi a casa White. Oggi mandava di cantare questa, perché oggi questa ce l'hai dentro questa, sì, canzone. Ce l'ho proprio dentro, sì. Vabbè, chi lo sa. E vedi? Invece di George Michael, Brother Can You Spare a Dime, che è quella che faccio sempre, che però è una canzone anni 30 americana, però questa. Ma più che altro anche delle cose un po' laterali, tipo One More Try, per esempio, un'altra canzone bella. Ci sono degli aspetti di George Michael un po' più laterali, che quasi, cioè, poca gente conosce, però sono canzoni veramente belle, perché poi alla fine George Michael è un po' più proprio di nicchia, mi sono accorto. Anche ho fatto l'omaggio a George Michael e ho notato che tanta gente conosce pochi pezzi. La parte più mainstream, no? Bravo, la parte più commerciale, tipo Let's Go Outside, no? Bravo, perfetto. Carl Whisper. Però poi alla fine riesce a dei brani bellissimi che sono poco conosciuti, purtroppo. Però è veramente un grande cantante, un bravissimo cantante. Proprio, diciamo che quando era nei suoi cenci era veramente un disco, proprio un disco vero, emozionava, insomma, era grande, sì. Però che peccato, tutte e due baciati dalla bellezza, dal talento, da tutto, vedi? A volte la debolezza, lo dicevi giusto, il carattere. Ci sono personaggi che sono di carattere forte, che riescono a combattere tutto, e ci sono delle persone che non ce la fanno. È anche vero che entrare in un vortice, no? Come mediatico, in questa maniera ti porta necessariamente, no? A abbassare le difese. Quindi io, sì, dipende anche chi ti sta accanto, insomma. Insomma, è complicato, molto complicato. Bene, e noi abbiamo i piedi ben piantati per terra. Oddio, delle volte neanche più di tanto, però ci proviamo. E dall'America torniamo nella nostra Prato. Ti facciamo vedere una foto di un luogo che penso ti sia molto caro, e il Politeama Pratese. Qui sì, sono nate tante cose. Ce le vuoi raccontare, Massimo? Allora, qui ho fatto un provino per una scuola di musical nel 99 e fui preso, sì, è stata una bellissima esperienza, e ho conosciuto tante persone, una bella. Poi mi sono accorto in verità che poi dopo il musical non faceva parte del mio gusto,
e quindi ho fatto altre cose, però comunque è stata una bellissima esperienza. Qual è stato proprio il primo palco che hai calcato vero, a parte insomma quelli che ci hai raccontato da ragazzino, da bambino? Il tuo primo vero spettacolo qual è stato, te lo ricordi? Insomma, ora ne hai fatte tante di cose, ma... il primo, ma... cioè dove proprio ti sei trovato davanti a un pubblico vero e grande per te? Sì, ma forse Politeama. Proprio il Politeama. Sì, perché noi facemmo uno spettacolo alla fine dell'anno dove io cantai una canzone di Massimo Ranieri. E certo, là fuori, là fuori, na 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 na. E del film del cartone animato del Gobbo di Notre Dame. E lì appunto cantai su a 4 metri d'altezza su un wow. Sì, e lì fu veramente, diciamo, la prima platea grande su 1000 persone che mi ascoltarono. Sì. Ah, ti chiedo una cosa: quanta preparazione ci vuole per fare queste performance? Allora, tanta, però alla fine anche lì dipende dal carattere. Ci sono caratteri più menefreghisti e ci sono caratteri invece che... io sono un carattere sempre un po' che ha tanta ansia, e quindi riesco a smaltire peggio questa ansia che ho. Però nel tempo, diciamo, ce l'ho fatta a fare delle cose belle. La preparazione è fondamentale, perché poi non devi pensare a cantare quell'anno lì o quei due, devi pensare che la voce deve arrivare fino a 90 anni. Io voglio cantare fino a 90 anni. E certo, cioè, chi ti ferma? Cioè, Nilla Pizzi cantava a 92 anni con una voce perfetta. E quindi io vorrei arrivare a quell'età lì. Quindi non bisogna mai pensare a una preparazione oppure a un talento innato che dice io tanto campo di rendita. No, non si campa di rendita, si deve studiare sempre. A proposito di voci, ora è scomparsa da pochi giorni Milva, no? È una cantante che lei per la malattia poi si è ritirata, nel suo ritiro dalle scene disse: non riesco più a garantire la tipologia di spettacoli, questa era il 2010, a cui ho sempre abituato il mio pubblico. Lei nel 2010 si ritirò, poi ora è scomparsa, una grave perdita. Tra l'altro un'artista che... eclettica, no? Quello che dicevi te. E forse è vero, per tenere alto lo standard è faticoso, se anche artiste come Milva ad esempio... è faticoso perché poi c'è... ora lì c'era anche la malattia, quindi insomma... c'è la terza cosa, c'è l'attendibilità del pubblico, cioè uno si chiede che cosa si aspetta il pubblico, no? E quindi c'è sempre questo scoglio di essere sempre al top, no? E quindi è questo che ti frega, secondo me, cioè proprio la reputazione, ecco, la reputazione. E questo è molto importante, io lo vedo anche nell'insegnamento, no? Quando devo fare un'esibizione, quando devo fare una cosa che esula dalla mia scuola, e comunque ora con i social che ci sono mi possono vedere tutti, io per prima di fare questa ho l'ansia, perché ho la reputazione di essere un insegnante, uno che cerca di trasmettere l'amore del canto, e ho molta più ansia di prima, di 15 anni fa che non insegnavo. E quindi dipende, e quindi ritorno al discorso tuo, dipende tanto anche dal carattere che uno ha. Ci sono persone che non gliene frega nulla, vanno e cantano. Ci sono persone invece che hanno più emozioni, quindi bisogna, con la tecnica devi sovrastare l'emozione, la parte emozionale che tu hai, emotiva. E quindi non è facile. Quindi io dico proprio la reputazione. Quindi Milva secondo me parlava di reputazione, cioè di mantenere il livello alto. Secondo me. No, sì, assolutamente. È una cosa che mi è venuta in mente adesso. Ha fatto bene, perché è una cosa che vivo sempre. Ogni qualvolta devo fare un spettacolo mio, appunto, alla Guido Monaco e in altri posti, che appunto so che è un pubblico che si aspetta, c'è una certa aspettativa da parte mia, e mi tremano le gambe. A proposito di pubblico, ora tu sei nostro, quindi ormai, però insomma, sei lanciatissimo anche all'estero. E sì, ho fatto delle belle cose. Aspetta, vediamo un attimo questo piccolo contributo video. Privet Ristia. Ciao Russia. I'm Massimo Bertacci from Italy and I'm very happy to be here at the White Night Festival. I took part at various festivals all over the world, and my dream is make a duet with Alla Pugacheva. I want to win Russia. Spassivissima.
Ora facevi tradurre. Dolcissimo, carinissimo. No, allora questo si parla del 2011, se non sbaglio. Sì, dalle nostre fonti, della nostra redazione, sembra il 2011. La White Knight, che White potrebbe essere la nostra. Essere la nostra, la White Knight. È vero, White Knight. Vedi, tutto la torna. White Knight è uno dei più grandi, immensi festival in Russia. E si tiene a San Pietroburgo e quella sera lì sono state tre sere, quella sera lì ci fu Kevin Costner e quindi l'ho toccato perché ho detto tramite lui c'era Whitney Houston, cioè non so. Sì, io per la teoria quella dei sette, in quelle sette persone, sì, che esatto, ti dividono e da quindi tutto il mondo. Ero di fuori di testa. Poi c'era quella sera stessa, c'era Macy Gray. Vabbè, c'era niente, Woody Allen. Wow, che parterre. Sì, c'erano delle cose. Perché poi Kevin Costner ha un gruppo folk. Non so se lo sapete. Allora, io so che in America la maggior parte dei in America per essere un artista, quindi un attore, quant'altro, deve saper fare tutto. Quindi loro generalmente 360 gradi. Sì, tra l'altro io sono pazzo in questo periodo ho riscoperto Hugh Jackman come cantante dei vari musical e sono sanno fare tutto. Quindi non lo sapevo di Kevin Costner. Kevin Costner ci sa un gruppo country e gira il mondo e quella sera era lì e no. Quindi un festival immenso a San Pietroburgo, immenso. Di musica di tutto il mondo, in realtà. E sono arrivato terzo lì. Insomma, hai fatto le scarpe a diversi, sì, allora. Sì, c'erano americani, c'era tutto il mondo. E un'esperienza pazzesca, bellissima. Sì. Senti, ma i paesi dell'est hanno un gusto che ricorda un po' il nostro gusto fine anni 70, inizio bravissimo, anni 80, vero? Bravissimo, sì. Mi piace tantissimo l'italiano, infatti poi, a parte quello lì che arrivai terzo, perché loro si aspettavano di che io cantassi un'altra canzone, quindi se la presero male, perché ero il, diciamo, vi dico la verità, ero, diciamo, il favorito. Ma cambiai la canzone e quindi... A spregio fui tagliato. Perché io i festival in Russia, ma non è perché la componente è perché sono italiano tanto. Poi c'è la voce, eccetera. Però chi è italiano ha una marcia in più. Infatti, li ho vinti tutti i festival che ho fatto. Ho fatto altri festival anche in Kazakistan, eccetera. Però li ho vinti perché appunto la componente italiana è molto importante. Qual è il cavallo di battaglia che ai russi piace ascoltare? Ma un po' tutto, però negli anni 80, pure le canzoni molto classiche italiane, insomma, si sa. Certo, basti pensare allo show che hanno fatto questo per Capodanno, Ciao 2020, hanno fatto uno show, non so se l'avete visto, su YouTube ricercatelo, proprio uno show tutto costruito con canzoni in italiano, ragione, è vero. Scritte da loro, interpretate da loro come esaltazione di un periodo d'oro che è quello della musica italo dance degli anni 80. E tra l'altro l'anno scorso proprio mi avevano richiamato questa volta a Mosca per fare un concerto immenso con 80 elementi d'orchestra e sarei dovuto partire il 16 marzo e poi è fallito al Cremlino, tra l'altro, neanche una cosa. Altri cantanti italiani. Una domanda, la faccio da ignorante di musica. Tu la dicevi un'orchestra di 80 elementi. Che differenza c'è per un cantante? Cioè, non mi rendo conto. Prova a farmi capire. Cioè, tra la base e l'orchestra. Sì, no, in generale, fra un'orchestra enorme o qualche componente di una band. Cosa provi? Credo che sia anche un trasporto emotivo. È diverso. Un muro pazzesco dietro che ti aiuta. Cioè, non ti devi essere nemico, ma ti è amico. Quindi cioè, essere in un palco 80 persone insieme, cioè, è un'emozione che praticamente non sei solo. E quindi la differenza è questa: che se sei solo con la base, oppure sei solo con un pianista o un chitarrista, è più pauroso la cosa, è più paurosa, mentre con un'orchestra ti senti proprio, perché poi c'è il rapporto, diciamo, ti conosci durante le prove. Un esempio mi è capitato, ho avuto la fortuna di lavorare per Gigi Proietti nell'orchestra, facevo il corista di Gigi Proietti, però eravamo talmente tanti, era una festa tutte le volte, quindi ti sentivi parte di un
di una grande cosa. Assolutamente. Ma per quanto riguarda poi le tue performance nei paesi dell'est, non c'è solo quel provino, ma noi abbiamo trovato anche una tua esibizione. Lo sapevo già quale. Ci scommetto. Vediamo se ci abbiamo azzeccato. Sicuro è quella che dico io. No? Oh. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. So I try to resist being last on your list. No other man's gonna do. So I'm sharing all my love for you. Proprio era questa canzone che non piacque. It's not very easy leaving alone. My friend tried to tell me find a man. Era lei la canzone incriminata. La canzone incriminata fu quella. Quando io dissi che facevo una canzone americana, loro no. Sorse il naso. Un affronto, cioè come un italiano che viene qua e sì, canta una canzone è vero, americana. E fu tagliato. Sì, 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 sì. E fu questa. Davvero. Niente. Tante volte. Sì, sì, è così. Funziona, andò così, purtroppo. Vabbè, ma comunque l'esperienza fu bellissima, ugualmente. Ci credo. Straordinaria. Ci credo. Caro Massimo, viaggiando un po' online, abbiamo scoperto che insomma tu hai un sacco di amici, perché oltre ad essere uno straordinario cantante, sei anche una persona molto simpatica alla mano. Ma insomma, speriamo. Con la quale ci si diverte sempre, tutte le volte. E vediamo qualche foto che abbiamo trovato online con diversi amici, così poi insomma ci racconti magari qualche aneddoto che vi riguarda. Qui tra l'altro sei con Amedeo Minghi, sì. In che occasione, sì. Ti ricordi? Allora, questo è stato 2 anni fa, mi sembra. E facemmo io e Benedetta Bianchi, un'altra grandissima cantante, facemmo un provino per uno spettacolo suo di Amedeo Minghi, che adesso non posso dire il nome perché un po' non so come è andata a finire. Quindi facciamo un provino, un duetto, un provino per lui, e non so se poi la cosa andrà avanti, andata. Perché poi c'è stato il lockdown e quindi non so. Però fu una bellissima cosa, perché lui, maestro, è il maestro. Ah, lui sì? Si fa chiamare, vero maestro? Sì, lui è il maestro, sì. Io lo amo, per esempio. Sì, lui è il maestro e comunque quando lo vedi c'è una certa aurea la tiene. Sì, 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 assolutamente. Comunque una persona gentilissima. Oh, qui continuiamo. Qui c'è un'amica mi pare di conoscere Credo. Qualcuno. Mi sembra di conoscerla. La nostra Cristiana Poveri. Sì, cantante anche lei, che so che è alla tua corte. O è stata? Sì, lo è stata alla mia corte. Alla tua corte? Sì. Sì, sì, e voi la conoscete, certo. Molto bene, sì. È sì, fortissima, sì. È la persona che credo che abbia più vestiti di un negozio di abiti. Tra l'altro Cristiana ha sempre detto che tu sei riuscito ad educare la sua voce. Sì, dai, sì. Sì, 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 sì. Questo è un aspetto che mi ha sempre raccontato, che magari anche lei aveva dei momenti di sregolatezza, un po' quello che dicevamo prima nella voce, e tu invece l'hai aiutata proprio ad educare. Grazie. La voce. Quindi grazie. Se la Cristiana Coveri è ancora la Cristiana Coveri, è anche grazie al nostro Massimo. Grazie. Continuiamo grazie. La carrellata. Perché qui è bello. Allora, qui sei con Federico Berti, giornalista sì. cinematografico. E con Silvia Querci, sì. Amica anche lei di White Radio, è venuta diverse volte qui da noi. L'altro ragazzo non lo conosco, ma raccontaci chi è. E insomma, è Federico Berti. Scusa, è Federico Berti, non il l'altro mitico. Sei te. Scusa, il mitico. Non ti riconoscevo con questa luce. È il quindi mitico Federico Berti. E con Silvia Querci, cosa sì. facevate insieme? Allora, lì è un tè con gli artisti. Come era? Il tè con. Non me lo ricordo, un tè con gli artisti. Insomma, un tè con qualcuno. Fu una rassegna
di giovani talenti pratesi, insomma, di talenti pratesi. Un po' l'intervista che facciamo Federico noi. Federico Berti è il curatore del Prato Film Festival, no? Mi sa, o qualcosa, sì, del genere. Mi sembra genere. Di sì. Sì, c'è un direttore artistico che sembra... è Romeo Conte, ma Federico Berti credo, insomma, ci sta molto un bel contributo a livello proprio di stampa. Sì, cinema, siamo a livello di cinema, sì, bravissimo. Quindi un caffè con gli artisti. Sì, un tè con gli artisti, mi pare. Senti, e l'amicizia con Silvia? La Silvia è una grandissima cantante. Io l'ho conosciuta quando avevo 16 anni e mezzo, 16 anni, 17 anni. È una, quindi l'altro giorno, non so. È una grandissima artista, un'amica e grande voce, bellissima, sì, voce. Bellissima. Ti rende molto onore questa cosa, che sei molto gentile nei confronti, ora al di là di Silvia che è tua amica, però in realtà spendi parole belle su tutti. No, su tutti. Io cerco di circondarmi di qualità. Quindi, nel senso, quando c'è qualità c'è bellezza e c'è gusto. Si cerca di stare sempre con le persone che fanno la cosa bella, che la fanno col cuore. Però, se posso permettermi un complimento, è molto bella questa. Ma cosa devo dire alla Silvia Querci? È bravissima, cioè di qualcosa. No, c'è il verso. No, ti fa onore. Ma perché io ero piccolino, c'ho un ricordo di lei, ero piccolo, quindi quando vedi questa voce immensa che ti canta davanti, dici posso solo imparare. No, vi torna. Assolutamente. Cioè, è una questione di età alla fine. Quando io, cioè, ero piccolo, dovevo ancora affrontare poi quello che ho affrontato. Quindi, se una persona, ovviamente, essendo più grande, ti può dare il percorso, il bagaglio che ha lei. E quindi, per me, è stato molto bello incontrarla quando avevo già 16 anni. Bene, bene. Credo ne manchi una. Ne manca una. Eccola! Guarda qui. Eravamo giovani, caro amico. Davvero? Qui eravamo alla Guido Monaco. Sì. Ti ricordi? Io ho presentato uno dei tuoi, forse uno dei tuoi saggi con i tuoi ragazzi. Uno dei primi. Uno dei primi. Sì. Io avevo dei capelli rosa. Sì, vabbè, tu stai anche bene così. Però sì, quasi quasi ci torno i capelli rosa, ma guarda, accetto l'invito. E qui eravamo insieme e, insomma, mi faceva piacere metterla perché è un pezzettino di storia mia e tua che, bella, che ci fu accompagna. Bellissima, fu molto bella quella 2013, esperienza. 2012, forse sì. I primi. Vero. La rifacciamo anche promesso. Con White Radio. A volte, io e Giulia ci mettiamo, io mi metto da tutte le parti, ovviamente egocentrico. Sì, come sono. Venite quando volete, venite. Anche perché posso dire una cosa? Allora, Massimo mi ha spiegato, e questo lo dico a casa, lo voglio dire alla mia mamma. Vai. Perché lui è un vocal coach. Facciamo un appello. Un appello. Mi ha spiegato che non esistono gli stonati. No, non esistono. Cioè, esistono, ma vanno educati. Quindi io posso essere educato. Mamma, certo. Posso essere educato. Hai frenato la crescita di un cantante fin da piccolo. Vedi, non è mai troppo tardi. Anche a 18 anni, anche come 18? A Mirko, si può, certo, imparare. Si può imparare a cantare. Allora, ci sono delle tecniche di ear training, quindi di sviluppo dell'orecchio al suono. Il tempo è molto più difficile da aggiustare, ma l'intonazione sì. Ma io sono un buon allievo, quindi io già mi l'intonazione cambio. si può aggiustare. Senti Massimo, che insegnante sei? Sei severo? Sei no, dolce? Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi anche se uno fa un miglioramento di un centimetro, per me è super positivo. Perché la voce non si può realizzare in poco tempo. La voce, chi ha voglia di imparare a cantare, deve avere pazienza. Chi non ha pazienza non fa niente. Ma questo nella vita, ma nella voce ancora di più. Perché, come vi dicevo prima, la voce non è uno strumento tangibile che è fuori una tastiera e ciao. È dentro di noi. Quindi è molto più complicato sia insegnare e ricevere. Allora, io voglio anche però tendere una mano a chi ci guarda da casa, che magari non sa bene la differenza fra vocal coach e maestro di canto. Tu prima me l'hai un attimino, cioè, indicato. È lieve, no? No, è lievissimo. Cioè, nel senso, io credo, sono le stesse cose. Io personalmente penso che un insegnante di canto è quello, diciamo, che aiuta, diciamo, le persone che si mettono per la prima volta a cantare, e quindi gli danno tutto dall'inizio, dall'ABC del canto, eccetera eccetera. Il vocal coach
diciamo, è lo stesso significato, però in Italia, mettiamo in Italia, si pensa più a una cosa un po' più professionale, cioè nel senso, è quella persona è l'allenatore vocale di un cantante anche professionista, quindi diciamo aiuta, diciamo, ad allenare il cantante professionista nel suo percorso di carriera, ecco. Quindi io do questa piccolissimissima differenza, perché è importante comunque sia, perché ovviamente c'è un lavoro diverso da fare. Allora, io e Giulia veniamo, tu all'inizio ci tratti come un maestro di canto, poi come vocal coach e poi siamo pronti. Perfetto. Tra l'altro volevo tornare sull'aspetto della pazienza, no? Perché adesso con i social, YouTube, tutti diventano cantanti e si raggiunge l'apice dei successi in 24 ore e poi dopo 24 ore non sei più nessuno. No, lo sciaccone praticamente, eh? Scusate, no, mi sono visto io come mezzo proprio dello sciacquone su ma come no? Sì, il nostro brano già lo vedevo così. È già tirata la catena. No, ci vuole del lavoro dietro, ci vuole pazienza, ci vuole tante cose. Poi uno può venire a lezioni per passione propria, per sfogarsi, per stare bene, per chiacchierare, per chiacchierare cantando, ovviamente, per tanti motivi, per fare il cantante di piano bar, per fare il corista, per fare il cantante di successo, ci sono tantissime sfaccettature, il motivo appunto perché uno vuole venire a cantare, quindi è talmente vasta la cosa, però sì. Ecco, bisogna avere sempre pazienza. Però io l'ho detto prima, lo dicevamo prima, mi piace sempre citare la Bertè, che in una puntata di Music Farm disse, me la ricordo, anche la mia portinaia amava cantare, ma non per questo incideva dischi, quindi insomma vale perché è un lavoro, non bisogna lavoro. Perdere di, secondo me, di vista la professionalità del mestiere. E poi perché ora ultimamente negli ultimi 20 anni, quando c'è YouTube, quando ci sono i social, insomma, tutti vogliono cantare perché fa bene una prima cosa, uno sta bene, si sfoga, eccetera eccetera, e poi chi ha anche i mezzi monetari vuol provare, può tentare, vuole tentare. Quindi, mentre prima nei 60, 70, 80 c'erano persone che volevano veramente fare, avevano talento anche naturale e volevano fare la carriera, ora in più ci sono tutta quella schiera di persone che hanno dice, ma tanto è facile, si può iniziare, e quindi si aggiungono a tutti quelli che veramente avrebbero la necessità anche proprio veramente di fare successo. Proprio parlo di necessità perché il canto è proprio anche un come dire, una voglia di farsi notare, ma nel senso buono, cioè nel senso, è giusto che uno con un talento possa riuscire a fare qualcosa, no? Certo. E ti fai invece passare avanti da una sgangherato, che comunque sia perché c'ha due soldi che può investire e te uno non hai, e quindi probabilmente ti passa avanti, ma in realtà poi si va a vedere non è niente, però quello ti porta via il posto. Mi viene in mente una cosa: musica e il resto scompare. Non so come mai mi viene in mente questa cosa. Poi scompaiono dopo pochi mesi, però rompono le scatole, capito? Certo. A chi ha il talento rompono le scatole. Vero. Quindi, a differenza degli anni 70, 60, che c'era molti meno cantanti, però erano bravi, perché se vai a sentire Sanremo, Oretta Betti, una brava, Nilla Pizzi era una brava, Massimo Ranieri, uno bravo, cioè, Giorgia, una brava. La metto già nella schiera di quelli più vecchi. Gianni Morandi, Mina, eccetera. Gianni Morandi, però ora tutti vogliono cantare, e quindi cosa succede? C'è più domanda, e quindi ti passa avanti, anche perché poi c'è tanta fortuna, c'è la questione di fortuna, quindi ti passano avanti persone che veramente non sanno niente. Allora, facciamo parlare la musica sì, che dite? Sì. Vediamo il prossimo contributo che ti vede protagonista di uno spettacolo da te creato, che è A Night with George. Olè. Oh, take me down to tonight. I wanna hear that eye. Yeah, yeah. Take me back in time, maybe I can forget. Turn a different corner that we never would have met. And you don't belong to me. Yeah, yeah. Oh, 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 oh.
Sì, loro sono miei allievi. Wow, li hai tirati su bene i fanciulli. Sì, sto creando delle buone leve. Delle buone leve, sì, cioè veramente delle voci interessanti. Ecco, io dico sempre a loro: io non sono né un manager, non sono un produttore, non sono uno che gestisce la vita degli altri. Io faccio un insegnante di canto, cerco di farlo al meglio possibile, mi dispezzo in 10, però non mi chiedete di fare il manager, il produttore, perché non me ne frega niente. La vita delle persone non va giostrata, la vita delle persone devono, se loro mi chiedono: Massimo, lo potrei fare il provino per amici? Io gli posso dire sì o no, però non voglio deviare le persone, quindi non voglio essere promotore del cambiamento della vita d'altrui. Io sono quello che sono il mezzo attraverso il quale si riesce a cantare bene. Bravo. E non è poco, non è poco. Bene, è poco. In maniera sana e con gusto. Poi tu pensa che il ruolo fondamentale nella loro formazione è importante, hai un ruolo importantissimo. Sì, infatti me ne voglio levare più la mano, cioè, nel senso, voglio essere solo quello. Perché poi a cambiare la vita alle persone ci vuole un attimo e non voglio avere questa grande responsabilità. Cioè, se non me lo chiedono, gli rispondo, ma loro sanno che io non dirò mai niente a loro: guarda, devi andare a fare questa cosa perché devi farla. No, io non sono uno che... Loro lo sanno tutti, lo sanno. Anzi, tra l'altro li saluto tutti. Allora, corriamo un pochino, perché poi hai fatto talmente tante cose che è incredibile. Cioè, è impossibile raccoglierle tutte, è impossibile. Allora, siamo pronti a sbocciare praticamente, sì, perché a noi ci piace sbocciare. Poi siamo abituati. Capodanno in HD, ecco qui. Ora ci racconti questo anno. Questo Capodanno così un po' particolare. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know. Un progetto per la nostra città, tra l'altro con Paolo Vitellozzi. Allora, Paolo un amico Vitellozzi, qui di White Radio, anche davvero? Lui. Non sì, sapevo. Sì, è venuto qualche volta, tra l'altro quando eravamo nei vecchi studi, e abbiamo un invito sospeso. Paolo Vitellozzi, se ci stai guardando, so che devi venire qua con l'amica Morgana Bartolomei, quindi giusto il tempo di organizzare, e vi aspettiamo, perché era un invito rimasto in sospeso dalla pandemia di marzo 2020, e ora dobbiamo assolutamente riorganizzarlo. Allora, sì, fui chiamato appunto per fare questa cosa molto bella, mi è piaciuta tantissimo. E Paolo Vitellozzi è un grandissimo chitarrista, veramente mi trovo molto bene con lui e con il suo gusto, perché chitarristi bravissimi ce ne sono tanti, musicisti ce ne sono tanti, però quello che ho colto in lui è il gusto dell'arrangiamento, quindi il gusto anche del suo suono mi piace tantissimo. E lui non ci crede mai quando tutte le volte gli dico: tu sei bravo, bravo. Ma che cosa? Guarda, dici? Paolo, te l'ha detto, sei bravo, anche qui sei bravo, ora a casa White. Non si può scappare. Sì, mi piace tantissimo il gusto che ha. E bravo, 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 bravo. Siamo molto felici e ne vedrete delle belle. Oh, bene. Oh, queste sono le notizie che ci piacciono. Sì, ne vedrete delle belle, perché parliamo anche un po' al futuro. Perché comunque sia, sì, sperando che si possa fare qualcosa. Stiamo mettendo giù un repertorio molto particolare, delle cose che non ho mai cantato, che sono proprio opposte al mio modo di essere. E quindi sì,
Se speriamo vada tutto bene. Noi rimarremo in attesa fiduciosi, eh? Non vediamo l'ora poi di avere queste novità e che tu ci sveli poi quello che sta bollendo in pentola. Vi dico un artista solo, Led Zeppelin. Cosa? Ti piacciono le sfide, Bertacci? No, me l'hanno quasi imposte. Io non volevo. E poi me l'ha detto: no, ora la devi fare perché ti viene da Dio e la devi fare. Ma ho detto: io non sono rock, però proverò a farla a modo mio. E quindi mi dicono che viene bene. E noi gli crediamo. Vediamo. Guarda, siamo curiosi. Quindi quando sarete pronti, insomma, noi siamo sempre disposti. Stiamo buttando giù un bel repertorio totalmente diverso, tutto riarrangiato da Paolo. Forse ci sarà qualche novità, ma insomma, vedrete. Allora, noi siamo arrivati in chiusura praticamente. Sì, bella abbiamo volata. Fatto questa excursus nella carriera di Massimo, partendo da quando cantavi nel coretto fino insomma anche al tuo ultimo singolo, che troppo lo ricordiamo. Ad ascoltare. Sì. Io direi che facciamo, chiudiamo proprio col singolo, come l'MTV degli anni che fu. Ma perché noi siamo figli un po' di quell'MTV. Certo, lì, assolutamente. Il tuo nuovo singolo, Massimo, poi arrivi tu. Salutiamo subito allora gli ascoltatori di Casa White. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Continuate a voi, grazie, siete davvero a seguire forti, Massimo Bertacci sui social. Anzi, dato che siete a iscrivervi al nostro canale YouTube, iscrivetevi anche al suo. Infatti, allora anche i miei si dovranno iscrivere a White Radio. Esatto, perfetto. Questo crossover mi piace. Grazie Massimo, grazie davvero. A voi, grazie. È stato mitici, un piacere. Grazie. Ragazzi, va ora in onda qui sui nostri schermi. Poi arrivi tu, Massimo Bertacci. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti. E si perdono canzoni e svaniscono emozioni. Via, volo via lontano, via. Non ho più nessuno che ascolti la mia voce, che capisca che mi piace quella pazzia che in fondo è mia, fantasia lontana. Poi arrivi tu, non so spiegare. Dolce magia, fantastica armonia, quel che vedo intorno, se provo a pensarti si trasforma in poesia. Don't leave me alone tonight, stay with me another night. Senza riesco a vivere, gli occhi non piangono più, prati fioriscono, io con te torno a rivivere. Poi arrivi tu, non so spiegarlo, ma non son più da solo e con le mie mani posso riprovarci. Dolce magia, fantastica armonia, quel che vedo intorno, se provo a pensarti si trasforma in poesia, si trasforma in poesia.